Buongiorno alla signorina Smith e al suo adorato mappamondo! Iniziamo questa bella giornata! Prima di tutto, il trucco! Il mappamondo è già bello così! Io ho bisogno della mia borsa dei trucchi a forma di matita! Taglia il fondo e il collo di una bottiglia di plastica. Taglia un rettangolo. Fai un buco in una striscia di foglio di gomma piuma. Attacca una cerniera adattandola al taglio e incolla il pezzo alla bottiglia. Avvolgi il flacone in un foglio di gomma piuma giallo. Crea un cono e attaccalo da un lato. Attacca un pezzo di filo di ferro in un cerchio di gomma piuma giallo. Attaccalo dall'altra parte. Infila delle spugnette da trucco rosa sul filo. Piega il filo all'estremità. Copri la giuntura con gomma piuma glitterata. Definisci il corpo della matita usando un pennarello. Colora la punta e la mina della matita con acrilico. Ci sono delle spugne da trucco nella mia matita al posto della gomma. Ecco qua! Devo essere l'insegnante più bella a scuola oggi. Che trucco dovrei scegliere per oggi? Verde o viola? La cosa migliore è che il mio ombretto scintillante è sempre a portata di mano. Metti l'ombretto glitterato in una palette vuota. Usa degli avanzi di trucco. Rivesti la tavolozza con pittura acrilica. Aggiungi il logo del marchio scrivendolo con un errore. Bene, vediamo cosa abbiamo qui. Smeraldo! Proprio quello che mi serviva! Questo è il mio colore preferito! Posso accecare l'intera classe con la mia radiosità! È così bello! Ma manca qualcosa! Come potrei dimenticare il mio adorabile Neo? Dov'è il mio kit di Nei da tutti i giorni? Diluisci la pittura acrilica con acqua e applicala su una scatola di cartone. Usa una pipetta. Dirigici sopra un flusso d'aria. Creerà un pattern tipo marmo. Avvolgi un pezzo ovale di gomma piuma nel feltro. Taglia dei cerchi dalla carta autoadesiva in gomma piuma. Questi saranno i Nei. Inserisci la base in gomma piuma nella scatola e mettici sopra i Nei. Quale Neo dovrei scegliere? Questo? No, devo risplendere oggi! Un Neo glitterato sarà perfetto! La signorina Smith ha dimenticato il suo accessorio principale, gli occhiali scintillanti! Colora i bordi degli occhiali con la pittura acrilica. Cospargili di glitter mentre la pittura è ancora bagnata. Fissali con lacca per capelli. Ecco qui, ora sembra perfetta! Potrai vedere la signorina Smith anche dall'ultima scrivania! Lo stile della nostra insegnante è unico! La borsa della signorina Smith sembra proprio una clip! Stupefacente! Piega un foglio di cartone. Forma la base di una borsa. Avvolgila in un foglio di gomma piuma nero. Crea dei triangoli di cartone allo stesso modo e attaccali come lati della borsa. Piega un pezzo di filo di ferro rivestito per fare le maniglie. Falle a forma delle clip. Colorale con smalto a base d'acqua argento. Taglia del tubo isolante. Dipingilo di nero. Incolla a caldo i pezzi nella parte superiore del pezzo principale come elementi di fissaggio. Mettici dentro le maniglie. Questa borsa clip è la tendenza più alla moda della scuola. Organizzerò un servizio fotografico elegante e lo pubblicherò sul sito web migliorinsegnanti.com. Sono un insegnante superstar! Ah, che passeggiata faticosa! Il mio fedele mappamondo è sempre vicino a me! È ora di calcolare le medie dei miei studenti!
Dov'è la mia calcolatrice? Piega due lati di un pezzo di cartone. Coloralo con pittura acrilica per farlo sembrare una calcolatrice. Incolla a caldo il pezzo di cartone sul retro della calcolatrice in modo che ci sia un po' di spazio tra i due. Mettici dentro i dolci. I dolcetti segreti hanno sempre un sapore migliore! Lasciatemi calcolare la quantità di carboidrati e calorie che ho appena mangiato! Questi studenti non lasceranno la signorina Smith in pace, nemmeno quando è a passeggiare! I paparazzi della scuola sono ovunque! Sono così stanca! Finalmente posso rilassarmi e mettermi un neo più comodo! Ho smesso di leggere alla parte più interessante! Devo sottolineare questo! Dov'è la mia matita? Sfortunatamente, non ci sono matite nelle vicinanze! Ma posso rimediare! Prendi gli occhiali. Taglia una sottile striscia magnetica. Attacca un pezzo di nastro biadesivo. E attaccalo a una matita. Attacca l'altra striscia magnetica alla bacchetta degli occhiali. Uniscila ai magneti. Attacca la matita agli occhiali. Ripeti per l'altra bacchetta. Ora la mia matita è sempre con me! Questo accessorio è maneggevole ed elegante! È della collezione Bookworm del 2019! Sì, alla moda! Instagram è pieno di modelli stilosi! Guarda questo, frufru! È ora di mettersi in forma per il ballo! Cosa pensi? Sei pronta ad allenarti? Taglia i pezzi per fare una fascia dal feltro decorativo. Incollali a caldo per creare due strati. Cuci il nastro elastico all'interno. Raccogli la parte con il nastro elastico. Cuci tutti i pezzi insieme. Fai un fiocco davanti. Crea un'altra fascetta più piccola. Quindi indossa la fascia e inizia con gli squat. Io sono forte! Posso farcela! Lavorerò fino a quando il mio corpo non sarà davvero in forma! Abbastanza. Sai, frufru, siamo comunque fantastici. Se lavori duro, ti meriti una pizza scolastica! Prendi delle fette di salame e formaggio. Ritaglia i numeri seguendo i modelli. Taglia i funghi a forma di simboli più e meno. Trita prezzemolo e peperone. Rivesti una base per pizza con olio d'oliva. E salsa di pomodoro. Colloca degli anelli di olive attorno al perimetro. Quindi mettici sopra i numeri di salame e formaggio, i funghi, il peperone e il prezzemolo. Cuoci per 15 minuti a 200 gradi centigradi. Metti la pizza in una scatola. Ti piace, frufru? Ha un odore migliore di quella della mensa scolastica! Una pizza è una ricompensa perfetta per un insegnante! Ti sono piaciute le nostre idee per la signorina Smith? Allora facci sapere nei commenti quali idee ti sono piaciute di più! E non dimenticare di mettere il like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella per non perdere i nuovi ex scolastici su Trum Trum!